oggi, a partire proprio dalle 14.30, ci sarà l'inizio della manifestazione ambientale denominata Spazzatur. Spazzatur 2020 è una manifestazione che già un anno fa avevamo presentato assieme a Roberta Prestigiacomo all'amministrazione comunale di Trapani. E poi, come insomma si sa, con il Covid non è stato possibile realizzarla a giugno. Con questa manifestazione si invitavano i vari sub anche a livello nazionale del territorio a venire a trascorrere una settimana qui da noi, e allo stesso tempo potevano benissimo, si invitavano questi sub a cercare, ecco, di pulire le nostre coste, la nostra costa dalla sporcizia, giustamente sempre quella che si trovava, diciamo, anche in superficie, nei fondali. Poi non è stato più possibile a causa del Covid, quindi poi c'è stata diciamo, questa nostra iniziativa è stata sposata dal Diving Trapani Sub, che appunto, diciamo, grazie ai volontari, ai sub volontari, ci ha detto che erano, ecco, disposti a venire, diciamo, a fare la manifestazione anche se in piccolo. E allora è stata programmata, doveva svolgere il 26 di settembre, poi non è stato più possibile per motivi di meteo. E oggi si svolgerà questa manifestazione e il programma sarà il seguente. Praticamente noi inizieremo alle 14.30-15 le immersioni. Nel frattempo, ecco, cercheremo anche di pulire qui a riva dalle varie sporcizie attraverso anche i nostri volontari, i volontari dell'oratorio. E poi alle 17.30 ci ritroveremo per un momento di commemorazione per Mauro Rostagno, perché lo dovevamo fare, appunto, diciamo, sabato scorso, ma non è stato più possibile. Lo ricorderemo perché lui, ecco, parlava anche di ambiente, della cosiddetta Munnizza, nelle sue interviste. E inaugureremo oggi, abbiamo pure la cosa bella è che inaugureremo questi pannelli che i ragazzi dell'oratorio hanno realizzato in collaborazione con il comitato che è qui presente, che si chiama Passeggiata Carolina, che è il comitato praticamente che è costituito da persone veramente attive con cui abbiamo collaborato per cercare un pochettino di riqualificare questa zona, che è splendida, come vedete è una bellissima zona, è la cosiddetta piazzetta del tramonto. E i ragazzi sono impegnati sia realizzando quest'opera che vedete a terra e realizzando, appunto, diciamo, questi pannelli, grazie alla collaborazione anche dell'Istituto Rosina Salvo. Quindi un ringraziamento va sicuramente, ecco, intanto da parte mia e da parte di Roberta Prestigiacomo, che come sapete è l'autrice della canzone Spazzatur, che è stato, diciamo, l'inno della campagna di sensibilizzazione ambientale, di Energetica Ambiente, per cercare di sensibilizzare appunto i cittadini a fare una buona raccolta differenziata. E con questo evento, grazie a Trapani Sub, grazie a quanti ci stanno collaborando, Lavinia e tutti i ragazzi e al comitato, vogliamo iniziare un percorso di educazione ambientale anche all'interno delle scuole, perché è importante partire anche dai più piccoli, perché i più piccoli sicuramente ci possono aiutare per far ricordare anche agli adulti che la città è nostra, l'ambiente è nostro, quello che viviamo, ed è per questo che lo dobbiamo tutelare. Allora, grazie al supporto del signor Virzì e del comitato Passeggiate in Via Carrinia, ci è stata data la possibilità di preparare un'esposizione di alcuni pannelli. Noi ragazzi, alcuni giovani dell'Oratorio Salesiano o dell'Istituto Artistico Rosina Salvo, ci siamo occupati scegliendo come tematica la sicilianità, in modo tale da rivalutare il nostro territorio e da esaltarne le caratteristiche che, nonostante il loro decorso storico, sono ancora evidenziate nella nostra società giovanile.
E quindi abbiamo scelto di rappresentare mediante alcuni dipinti, oppure esaltando alcune fotografie storiche, o ad esempio parlando e diciamo esponendo alcuni detti siciliani tipici, riguardando la nostra storia, ma esaltando come tuttora vive ancora. Ni de ciencia o de religión, pero sé que hay un ángel que el amor me dio, y eres tú, eres tú. Y si me dejas estudiar tu lenguaje, aprenderé, déjame memorizar cada poro de tu piel. Te amaré hasta que... Salve, io sono rappresentante dell'Entrapri Sub, noi è un'associazione a scopo senza lucro e oggi partecipiamo a questa manifestazione Trapani Spazzatore, invitati dal comune, dal consigliere, e daremo il nostro apporto con un gommone, con sopra ci sono dei nostri colleghi sub che faranno delle immersioni e cercheranno di raccogliere un po' di immondizie che troveranno sotto. Principio hasta el final, muévete pa' acá, muévete pa' allá, echa pa'lante y no pares más, no mires pa' atrás, sigue tu verdad, que tus pasos te guiarán. Nunca fui bueno en geología, ni geometría, no señor, pero de tu biología, quisiera yo tomar una lección. Si me dejas estudiar tu lenguaje, aprenderé, déjame memorizar cada poro de tu piel. Te amaré, hasta que se evapore el mar. Te amaré, de principio hasta el final. Muévete pa' acá, muévete pa' allá, echa pa'lante y no pares más, no mires pa' atrás. Salve, sono Benigno Martinez, presidente del Lega Ambiente del Circolo di Trapani. Oggi siamo presenti come partner a questa manifestazione perché tanto è una manifestazione importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema rifiuti, non solo rifiuti a terra ma anche a mare. Quindi quello che noi non vediamo, ma nel mare c'è tanta roba che alle volte, se come la plastica, diventa microtossina e quindi ritorna sulle nostre tavole. Quindi è importante sensibilizzare anche l'opinione pubblica, i marinai, i cittadini, insomma, rispettare l'ambiente, non buttare niente a mare, perché ritorna nelle nostre tavole. Mira para atrás y sigue tu verdad. Mires para atrás y sigue tu verdad. Te amaré hasta el final, hasta que se va a morir el mar. De principio hasta el final. Te amaré, muévete para allá, echa para adelante, echa para adelante. Mires para atrás, no mires para atrás. Diciamo che purtroppo di immondizia ce n'è parecchia, dalla plastica classica tipo bottiglie, piatti, bicchieri di plastica, così, fino alle gomme. Abbiamo visto una gomma di un camion, gomme di auto, pezzi di barche, un po' di tutto, via. Fa un po' di tutto, ma di tutto. Sì, sarebbe da ripetere questa iniziativa, grazie al consigliere Vezzi, insomma, che si è potuto, grazie a Trapani Sub, sarebbe da ripetere questa iniziativa e farla magari il prossimo anno una cosa magari più in grande. Quest'anno è stata fatta più in piccolo, diciamo, per motivo Covid e anche per il mare che non ci permetteva proprio di portare in acqua molti sub. Infatti siamo andati in pochi perché ormai l'iniziativa ci piaceva portarla a termine. Ciao a tutti, sono Sergio Friscia del Trapani Sub Diving Center di Trapani e sono qui per salutarvi, per ringraziarvi, insomma,
tutti presenti in questa bellissima iniziativa, in questa manifestazione importante che deve sensibilizzare e coinvolgere più persone possibili, non soltanto noi che lavoriamo nel mare e con il mare, ma tutti quelli che ne usufruiscono. Il mare è da sempre una risorsa fondamentale e va assolutamente protetto oltre che amato. Ti amare, ti amare, ti amare, basta che se la porre un attimo.